Tra qualche giorno qui a Casalaiolo, ai primi di novembre, inizieremo dei lavori decisamente importanti di manutenzione straordinaria per il rifacimento sostanziale del tetto dell'edificio principale della villa. Questo si è reso necessario per la vetustà, ovviamente, dell'ordito ligneo, cioè travi primarie e travi secondarie, per piccoli anche scosse di terremoto che ci sono state nel tempo e che hanno alterato la staticità della parte alta della villa e per le infiltrazioni di acqua che hanno condotto inevitabilmente nei decenni al decadimento delle parti di legno del tetto. Facendo questo intervento si metterà rimedio anche ad un precedente intervento eseguito più di 50 anni fa, che aveva appesantito la parte del sottotetto con delle controsoffittature, innescando delle spinte che hanno portato anche a delle fessurazioni che stiamo monitorando già da alcuni anni. È un intervento impegnativo, come dicevo, sia per la parte tetto, sia per la necessità di consolidare alcune volte, a seguito di questo movimento che descrivevo, con fibra di carbonio, con fasciature fibra di carbonio, e con dei tiranti in acciaio che colleghino le due facciate principali dell'edificio. La proprietà cercherà di attingere a finanziamenti per stemperare nel tempo l'impatto economico dell'intervento, ma intende non solo garantire la continuità del bene, come è stato fatto per secoli dalla nostra famiglia, ma anche consentire a primavera la ripresa delle attività di apertura al pubblico gestite dalla Fondazione Casalaiolo.